Gli azzurri sono arrivati a Parigi. L'impertinente a Novazzi cimenta Avanzolini. Senti a me, stavolta non li bagni i galoni da nazionale. Maroso è sbrigativo, e dai lantai. Quasi 10 anni che gli azzurri mancavano da Parigi. Nel giugno 38, quando conquistarono il secondo titolo di campioni del mondo, avevano battuto i francesi per 3-1. Per questo forse i tricolori covavano una simmetrica rivincita. Anche noi faremo 3-1, la vedrai, mon vieux. Pronti a buttarsi giù dalla Torre Eiffel in caso di fiasco. E già i calciatori francesi si vedevano cinti di vittoria sotto l'arco di trionfo. E invece, Allo stadio di Colombe, presago del gioco francese, turbina un tal vento che i capelli di Mazzola sono in burrasca. Bel Barek è quello nero, alla fine della partita sarà nerissimo. Testa. Per il primo tempo Mazzola si è accaparrato il vento. I francesi, inventori del sistema cosiddetto a tourbillon, cioè a turbine, sono subito presi nel mulinello della fulminea partenza italiana. Menti da destra è passato a sinistra, disorientando la difesa tricolore. Come questa volta, Ben Barek sarà quasi sempre battuto dall'anticipo di Anovazzi. Calcio d'angolo. Testa di Loic. Testa di Gavetto. Uscita uoco di Domingo. Nuovo angolo. Il gol matura e su azione Loic Gavetto lo segna Calapellese. Mezz'ora esatta di gioco. Altri 6 minuti e l'Italia segna il secondo gol con un tiro irresistibile di Gavetto. Ancora 2 minuti e la testa di Carappa infila il terzo. 3 in soli 8 minuti. Nella ripresa il vento sempre più arrabbiato si permette scherzi come questo su calcio d'angolo. Bacigalupo, abilissimo nell'audacia, diventa il protagonista della partita. Salva perfino questo rigore di Barat, ma si è mosso prima e contro il tiro ripetuto non potrà scongiurare il gol. Sul finire riattaccano gli azzurri. Gavetto sfiora la traversa. Menti e Carapellese tornano a scambiarsi lontani messaggi. Mazzola, dopo aver puntellato la difesa, ridiventa cannoniere e Gavetto incensa la vittoria con cavalleresca eleganza. Adesso, Pozzo, puoi anche aggiustarti la cravatta, eh?